Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, ragazzi, di lasciare un like se questo video è stato utilissimo. Oggi vi spiego come usare la soundboard su Rust trollando le persone, sempre su Rust trollando i giocatori. Basta solamente cliccare un tasto. Per fare queste cose vi servono alcune applicazioni, quindi tutto in descrizione. La prima applicazione che vi serve è DCSB, l'ultima versione. Cliccate su questo setup e lo scaricate. Una volta scaricato, apriamo questa applicazione. Eccola qui. Prima di aprire questa applicazione, andate a scaricare un'altra applicazione che sarebbe. Andate a scaricare questa applicazione, questo software VB Audio Download. Una volta scaricato, dovete installarlo eseguendolo come amministratore. Quindi vi faccio vedere. Ok, ecco, questo è il pacchetto. Lo estraete questo pacchetto. Extract to VB cable driver, questo qua. C'è la cartella. Setup per 64, che installate questo, eseguitelo come amministratore. Sì. A me c'è già il driver. Ci sta già. Quindi fate install a driver, vedete tutto. Una volta fatto quel programma potete anche tenerlo chiuso, non vi serve. Poi andiamo sul. Questo è il software importante per la soundboard. Quindi andate su settings, sound, output device, mettete le vostre cuffie, quelle che usate per giocare. Come secondo output mettete cable input, il software che vi ho fatto installare, other, only sounds e basta. Poi andiamo un attimo sulle impostazioni di audio. Qui sempre sul sistema dell'audio, altoparlanti, qui invece sul microfono cable output e qui altre impostazioni audio. Vi deve uscire questa schedina registrazione. Come potete vedere, io ho cable output e il microfono. Ok? Quindi andiamo un attimo sul microfono, proprietà. Ascolto. Ascolta il dispositivo. Quindi cable input, mettete cable input e fate ok. Come potete vedere, parlo sia qui che qui. Ok? Chiudete qua. E adesso vi faccio un attimo sentire una cosa su Rust. E poi vi spiego come inserire il file audio su questo DCSB e poi come farlo partire. Un attimo che vi faccio sentire il suono. Allora, come potete vedere, adesso io tengo premuto V. La lettera per parlare è spenta, adesso sto parlando. Come avete notato, cioè, sta lampeggiando, come dire, il colore adesso è verde, è acceso, quindi è acceso il microfono, quindi la soundboard funziona perfettamente, ok? Come vi ho spiegato pochi minuti fa. Ok, una volta sentito, andiamo un attimo su qui, add sound, aggiungi il sound, metti il nome del sound che vuoi, ad esempio, che ne so, metti. Beh, per provare, metto A. File, mettete il vostro file audio, metto questa musica, apri, il tasto, metto un tasto che non uso proprio, questo, chiudete e adesso lo faccio partire anche qua dentro. Si sente? Si sente? Per stoppare l'audio, vabbè, per stoppare l'audio faccio così.
Vabbè, c'è anche un'opzione per stoppare. Ad esempio, sounds, pausa, continua, stop, ok? Io ad esempio faccio questo tasto, premo questo, ok? Mettete un tasto qualsiasi. Adesso faccio partire di nuovo la musichetta. Premo questo tasto per stopparlo. Ok, funziona, funziona. Quindi è collegato al tuo microfono su Rust. Quindi non ti basta che premere il tasto per la musica, tenere premuto il tasto per parlare, e hai fatto. Semplice. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto, ragazzi. Lasciate un like. Seguitemi anche sulla piattaforma Viola, link in descrizione, perché certe cose le faccio nella live quando cazzeggio. Su Rust. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!